Esistono centinaia di leggende su nefande creature animate solo da brame di sangue verso l'umanità. Tra questi, gli zombie. Ma qual è l'opinione degli scienziati su questi zombie? Sono mostri scientificamente plausibili? Dobbiamo tenerci pronti ad un'invasione? Beh, dipende dal tipo di zombie. Se parliamo di quello alla Walking Dead, per intenderci, è da escludere. Se invece parliamo di un virus che scatena reazioni simil zombie, come forte aggressività ed un incessante bisogno di cibo, beh, quello, ipoteticamente, è possibile. Il virus però dovrebbe attaccare solo le zone del cervello che controllano questi comportamenti, lasciando le altre aree intatte. I virus possono attaccare il corpo in molti modi diversi. Per ora però concentriamoci sui neuroni. I neuroni sono delle lunghe cellule che trasportano molecole e proteine in tutto il corpo. Molti virus, come la rabbia, approfittano di quello che si chiama flusso assonico per arrivare lì dove vogliono arrivare. Nel caso della rabbia, da qualsiasi punto del corpo sia entrato, lentamente può insinuarsi fino al sistema nervoso. Più è lontano, più tempo ci mette. Alle volte può impiegare anni. Ma una volta giunto al cervello, è troppo tardi. Molti altri virus usano lo stesso sistema. L'unica differenza è il neurone di destinazione. Il nostro virus zombie dovrebbe quindi usare dei neuroni specifici per alterare una certa zona del cervello e produrre la zombificazione. Sembra impossibile? Beh, si dà il caso che il nervo olfattivo all'interno del nostro naso raggiunga direttamente aree del cervello che potrebbero dar luogo alla zombificazione, lasciando le altre intatte. Per essere precisi, raggiunge l'ipotalamo ventromediale, che gestisce la sazietà, la amigdala, che controlla la memoria e le emozioni, e la corteccia frontale, che gestisce la logica, la moralità e gli impulsi. Quindi un virus potrebbe viaggiare tramite il nervo olfattivo e creare un individuo aggressivo, mai sazio, senza memoria e che non riconosce nessuno e che non riesce a controllare i propri impulsi. Beh, molto affine a un morto vivente. Ma mentre lo scenario di un invincibile esercito di Walking Dead è altamente improbabile, con il giusto virus, una forma di simil zombie potrebbe dunque essere possibile. Siete pronti all'invasione? Se hai una domanda alla quale vuoi una risposta, scrivila nei commenti oppure su Facebook, Twitter o Google+. E non scordare di iscriverti al canale per vedere gli altri video di Scienziati Subito.